Il paradosso di Brest può essere illustrato con un semplice esempio. Ogni mattina gli abitanti di una città si muovono dalla zona residenziale alla zona industriale. Per raggiungere quest'ultima hanno due strade, la strada che passa presso la foresta e la strada che passa presso le rocce. Ciascuna delle due strade è composta da due tratti. Un tratto in cui il tempo di percorrenza è 27 minuti, indipendentemente dal numero di persone che lo utilizzano, e un tratto in cui il tempo di percorrenza dipende da quante persone lo utilizzano. Per semplicità, supponendo che ci siano 4 persone, possiamo pensare che occorrano 6 minuti per ciascuna delle persone che utilizzano tale tratto. La strada che passa per le rocce è costituita dal tratto in cui il tempo di percorrenza dipende dalla congestione, seguito dal tratto a percorrenza costante. La strada che passa per la foresta presenta prima il tratto a tempo di percorrenza costante, seguito dal tratto congestionabile. In questa situazione, gli abitanti raggiungeranno la zona industriale dividendosi sulle due strade. In questo modo, ciascuno impiegherà un totale di 39 minuti, dati dai 27 minuti del tratto costante e dai 2 per i 6, uguale 12, minuti del tratto congestionabile. Nessun abitante avrà incentivo a cambiare strada perché aumenterebbe solamente il suo tempo di percorrenza. Per migliorare la rete viene costruito un tratto ad alta velocità che unisce le rocce alla foresta. Per questo tratto il tempo di percorrenza sarà un minuto indipendentemente dal numero di persone che lo utilizzano. Come si ripartiranno gli abitanti? Alla partenza dovranno scegliere tra il tratto da 27 minuti e il tratto congestionabile, che nella situazione peggiore richiederà 24 minuti. Sceglieranno quindi quest'ultimo. Ora, giunti alla zona rocciosa, dovranno scegliere se percorrere il tratto non congestionabile da 27 minuti o percorrere il tratto ad alta velocità seguito dal tratto congestionabile per una durata totale di 25 minuti. Sceglieranno quest'ultima possibilità. Prima della costruzione del nuovo collegamento, il tempo di percorrenza era 39 minuti. Con il nuovo collegamento, il tempo di percorrenza per abitante è 49 minuti. L'aggiunta di una nuova risorsa ha peggiorato la situazione della collettività. Questo è il paradosso di Brest ed è indipendente dal numero di pendolari. Il paradosso di Brest è stato analizzato in numerosi studi. Eccone alcuni.